Benvenuti al Master in Retail e Brand Management. Cominciamo subito con una serie di scorciatoie per spostarsi all'interno dei file Excel e o per effettuare una serie di operazioni in maniera efficiente. Allora, supponiamo di avere, vedete qua c'è tutto un elenco, questo elenco si estende per circa, vedete, mille, queste circa mille righe. Okay? Allora, supponiamo che voi siete in una determinata cella, la maggior parte degli utenti per andare in fondo fa una cosa del genere, fa una cosa del genere e scorre fino in fondo, d'accordo? Allora, il modo più efficiente è quello di fare doppio clic sulla board in basso della cella. Doppio clic sul bordo in alto della cella mi va dove nella prima riga del dataset, doppio clic sul bordo in basso della cella mi va sull'ultima riga. Allora capite il giochetto, invece doppio clic invece sul bordo destro della cella dove andrà? Fin dove si estende il dataset a destra. Doppio clic sul bordo a sinistra della cella dove si estende il dataset a sinistra. Perciò sono qua, non è che devo andare su, insomma, sono qua in qualsiasi punto doppio clic. Poi, come si fa a perciò se qualcosa questo non vi torna, poi oggi lo segnate, lo riprovate, lo vediamo insieme nel capito. Il file su cui sto lavorando si chiama start.xlsx, fra quelli che ci sono insomma, nel file zip. Però non vi preoccupate, adesso guardate semplicemente quello che faccio. Poi, come si fa a selezionare quell'intera colonna? Ctrl-Shift, freccia in basso. Vedete che è tutta selezionata? D'accordo? Freccia in basso. Perciò se mi posiziono sulla cella in alto a sinistra, allora i pivelli farebbero così. I pivelli farebbero così e non gli passa più, capito? Perché poi hanno 20.000-30.000 righe, allora se vuoi stare con il mouse a fare una cosa di questo tipo, ci puoi stare, capito? Non ti passa più e sì, poi vai giù, aspetti, prendi il caffè, certo, una cosa che si può fare. Ctrl Shift. Freccia in basso, con Ctrl-Shift premuto, tasto di freccia a destra, ed eccolo qua l'intero dataset che è stato selezionato. Adesso ve lo faccio vedere, ho ridotto la dimensione di visualizzazione, perciò vedete, ecco. Torniamo alla nostra visualizzazione al 100%. E questo si fa la visualizzazione è control scrolling del mouse, la rotellina. Perciò, se io sono in questo punto, control shift, freccia in alto, fin dove si estende la selezione in alto, control shift, freccia in basso, fin dove si estende la selezione in basso, con control shift premuto, un altro freccia a destra per selezionare fin dove si estende a destra oppure fin dove si estende a sinistra. Ok. Adesso vediamo questo. Supponiamo che noi abbiamo questo record che si chiama Barbieri Rossana che deve essere inserito tra questo Marovino e Montaldo, cioè questo Barbieri. Come l'hanno tradotto, preso era, c'era il invece di ok, strano, che lo abbiano tradotto preso. Va bene. Dunque, allora, il nostro obiettivo è, vedete, questo record che è Barbieri Rossana deve essere inserita, ad esempio, tra Marovino e Montaldo. Capito? Questo record qua. Allora, come farebbero i pivelli? I pivelli si mettono qua e fanno inserisci. Poi dopo prendono questo Barbieri Rossana e ok, lo portano qua e poi dopo vanno qua e fanno elimina. Questo è come farebbero i pivelli, diciamo, eh. Va bene? Allora, torniamo indietro.
Allora, questo Barbieri Rossana, questa riga, voi lo sapete che se io mi posiziono con il mouse nel bordo e io trascino, questa viene spostata. Va bene? Questo è noto a tutti, spero di sì, eh? Qualsiasi cosa io lo prendo, una parte viene trascinata e questo viene spostata. Va bene? Se invece io questo lo faccio con control, cioè, tenendo schiacciato il tasto CTRL, io copio. È un po' come i file, eh? I file trascinati sono spostati, i file invece trascinati con il tasto CTRL vengono copiati. Va bene, questa è la scorciatoia che è la base di Windows, insomma. Oppure, cancelliamo questo. Io posso perciò. Allora, vedete, adesso vi faccio notare quella che si chiama la barra di stato. La barra di stato che è qua, questa barra di stato. Quando io questo faccio clic sul bordo della zona, vedete che nella barra di stato c'è scritto trascinare per spostare il contenuto delle celle. Lo vedete che c'è scritto? Infatti vuol dire trascinare per spostare il contenuto delle celle. Eccolo qua. Torniamo indietro. Se io invece questo lo prendo e poi schiaccio CTRL, guardate cosa c'è scritto. Trascinare per copiare, c'è scritto. Io ho fatto clic sul tasto CTRL, eh? Eccolo qua, che io la copio, ma c'è scritto anche nella barra di stato. Solamente nella barra di stato il 99,999% delle persone che utilizzano Excel non la guarda mai. Non so com'è la vostra esperienza, ma adesso non magari la guardavate spesso così. Ok, comunque, allora, già che siamo qua, vedete che c'è questa sposta, trascinare per spostare, e vedete cosa vi dice? Utilizzare Alt per passare ad altri fogli. Lo vedete, c'è scritto utilizzare Alt per passare ad altri fogli. Perciò, quando io questo lo trascino, vedete qua, il porto in basso, quello che volete. Però, se io tengo schiacciato Alt, vedete che vado nel foglio 2, nel foglio 3 e lo posso mettere qua? Avete capito? Perciò io prendo qua qualsiasi zona, qua schiaccio Alt e quando seleziono la linguetta degli altri fogli, ecco questo viene portato nell'altro. Un po' di annulla. Allora, similmente, se noi prendiamo una riga e questa riga la trasciniamo, questa riga la trasciniamo, questa riga la trasciniamo, la mettiamo sopra Marovino, qua mi dice, attenzione, sono già presenti dei dati, vuoi sostituirli? E ci va sopra, capito? Sostituisce i dati di destinazione. D'accordo? Allora, il nostro obiettivo, aspettate un attimo che mi è apparso della finestra dei controlli zoom che adesso nascondo. Ecco, allora questo lo vedo solo io, non pensate che sia impazzito perché lo vedo a schermo solo io e non lo vedete voi, eh? Non, e infatti voi non lo, lo vedevate anche questo, benissimo, benissimo, benissimo. Ok, sì, perché siamo collegati con l'HDMI, ok, perciò confermato che non sto vi sto dicendo falsità, eh. Allora, guardate questo, perciò, vedete, trascinare per spostare il contenuto. Guardate cosa succede se io schiaccio Shift. Trascinare per tagliare e inserire. Vedete? Vedete, guardate la barra di destinazione, cioè la zona di destinazione che cambia da una riga e diventa semplicemente una linea. Guardate, quando schiaccio Shift vuol dire che questo record viene inserito. Adesso questo record viene inserito, ad esempio, tra Descalzi e Barbieri, cioè Montanari, quando io rilascio, viene inserito tra Descalzi e Barbieri. Capito? Perciò, voi prendete questi record, in questa maniera voi li sostituite. Sempre perché onesto, perché interferisce. Allora,
Questo li vado a spostare, faccio clic sul tasto Shift, eccolo qua, che diventa, vedete, che la zona diventa una linea. E questo vuol dire inserire. Inserire e l'inserisco. Va bene. Poi, questo lo sapete fare? Questo si fa, va bene, è una cosa che funziona anche in Word, da tutte le parti, cioè quello che facciamo diciamo così, cioè questa cosa, eccola qua, vedete? E certo, si fa schiacciando CTRL, ovvio. Certo, ma queste cose che abbiamo visto valgono anche per i file. Selezionare da questo file a questo file, Shift, da questo file a questo file. Capito? Se invece seleziono questo file, questo file, questo file, questo lo faccio con CTRL, va bene? Ok. E questa cosa qua l'avete mai vista? Questa qua è di un'utilità esagerata, eh? Perché poi io voglio selezionare solamente una determinata colonna, capito? E non, capito? Vedete, non è la selezione qua tradizionale, eh? Capito? Questa si fa con Alt, eh? Va bene. Insomma, i primi 5 minuti sono per dirvi che i tasti Alt, CTRL e Shift fanno delle cose leggermente diverse da quelle standard. Cioè, se voi per esempio qua inserite per esempio nelle illustrazioni, forme e inserite l'ovale, sicuramente l'avete inserito tutti, questo ovale invece volete inserire il cerchio, i pivelli farebbero così, eh? Per inserire il cerchio, capito? Questo è il cerchio perfetto. Ho schiacciato Shift, va bene? Vedete? Adesso schiaccio Shift ed ecco che mi diventa il cerchio. Ma similmente, quando io vado a inserire, vado a inserire qua il mio rettangolo. Se schiaccio Shift, cosa mi diventerà? Ovvio. Capito? E invece tengo schiacciato Alt, vedete che vedete, questo qua è il trascinamento normale. Se tengo schiacciato Alt, vedete che si adatta ai bordi. Vedete? Questo qua è il trascinamento normale. Insomma. Con Shift poi chiudi, diventa chiudi tutto, salva, diventa salva tutto, insomma, provatele sempre, capito? Non c'è bisogno di andare a vedere qualsiasi cosa, poi non c'è bisogno che vi ricordate esattamente quale tasto è, tanto è uno di questi, Shift o Alt o CTRL, e si tratta sempre di provarli. Dunque, poi. Questo, un'altra cosa che è utilissima. Questi due oggetti che si muovono in maniera separata, questi due oggetti che si muovono in maniera separata, formato, raggruppa. Se li voglio far andare insieme, eh. Adesso questi due oggetti, comunque io faccio clic, questi vanno insieme, eh. O anche quando dovete fare delle cose con Word che avete tutte queste forme, poi dopo poi si scasina tutto, eh. Dovete tutte raggrupparle insieme, eh. Ovvio, eh? Va bene, poi c'è questo raggruppa e dopo c'è separa nel formato form. Queste sono cose banali banali. Dunque, supponiamo adesso di voler prendere una determinata zona e qua magari questo numero 1, 2, 3 e voler metterlo in tutta la determinata zona. Va bene? Capito? Avete visto quello che ho fatto? Cioè, rifacciamolo. Cioè, queste zone selezionate e qua voglio che ci sia il numero 1, 2, 3, eccolo qua. Si fa con CTRL. Invece di fare invio, si fa con CTRL. Va bene, certo. Ah, no, no, dunque,
Le date, no, le date sono cambiate, hai visto che è diventato 1900. Allora guarda, dunque, questo qua lo vediamo, sì, vedete 1962, io ci ho messo, guarda, allora, se ci metto 10, lui diventerà il 10 di gennaio del 1900, perché Excel numera le date, per Excel il mondo inizia al 1 gennaio del 1901. Perciò quando faccio CTRL invia, adesso qua c'è 10, nelle date, qua ci sarà 10 gennaio 1900, perché per Excel il mondo nasce nel 1 gennaio del 1900. E perciò ogni questo qua, lo vedremo successivamente, se io a questo gli do il formato celle, gli do il formato celle numero, questo è 15.041, vuol dire che da quella data lì sono passati, quindi dalla data del 1 gennaio del 1900, sono passati 15.041 giorni. Ecco come fa Excel a numerare e a fare la differenza anche tra le date. Lui ha una data di riferimento che è il 1 gennaio del 1900. Perciò torniamo indietro, perciò questo 15.041, che è 06.03.1941, vuol dire che sono passati quel determinato numero di giorni dal 1 di gennaio del 1900. Dunque, poi quando faccio questa selezione, vedete che con Alt io mi sposto all'interno delle varie selezioni. Il tasto Tab, questo è, sto facendo clic su Tab adesso. Clic su Tab, invece Shift Tab, torno indietro. Bene, questo qua era un po' quello che volevo dirvi inizialmente. Selezionare. Dunque, poi adesso dobbiamo allinearci, facciamo delle cose banali banali inizialmente, cose che ovviamente sono convinto che sapete già benissimo. Andiamo negli elenchi e successioni, perché tanto prima o poi gli elenchi e successioni, insomma, dobbiamo sapere proprio tutti i trucchi, tutti i segreti degli elenchi successioni. Va bene, qua dice, nella colonna A creare una successione di giorni della settimana partendo da lunedì, in modo da riempire la zona A1 a 21. Facciamo il nostro nuovo file. Lunedì. Trasciniamo. Ok, la sequenza di giorni della settimana. Vabbè, ci mancherebbe altro che uno non sa fare una cosa del genere, dai. Poi, riempire la zona B1, B21 con il numero 123. Allora, la nostra zona B1, B21, 123, CTRL invio, eccolo qua. Inserire nella zona C1, C21 la successione dei primi 21 numeri dispari. Qua ci vuole 1, qua ci vuole 3 e poi dopo ci vuole 5, 7, 9, la successione, insomma, dei primi numeri dispari. Allora, questo è quello che farebbero i pivelli, di mettersi insomma, in basso a destra e di trascinare. Questo è quello che farebbero qualsiasi utente pivello di Excel. Il problema è dopo è che se questa, invece di andare fino a 21, vai fino a 10.000, dopo non ti passa più a fare questo giochetto qua, eh? Perciò il modo efficiente è semplicemente quello di fare doppio clic sul mirino. Eccolo qua, e basta un doppio clic e fa tutto. Perciò lui capisce, rivediamolo, vedete 1 a 3, io ho selezionato questa zona, 1 a 3, capisce che il passo della sequenza è 2, capisce che la colonna a fianco arriva fino alla riga 21, doppio clic, eccolo qua. Poi, progressione aritmetica con primo termine pari a 24 e ragione pari a meno 1. Va bene, qua bisogna andare da 24, 23 fino a ragione meno 1. Ragione è la differenza tra ciascun termine e il precedente. Perciò meno 1 è la differenza tra 24, tra 23 e 24 è meno 1.
la ragione meno 1 progressione aritmetica. La differenza tra ciascun termine precedente è pari a meno 1. Stessa cosa, doppio clic, eccolo, il gioco è fatto. Poi inserire nella zona E1 e 21 la sequenza 1, 2, 3 ripetuta 7 volte. Cioè qua dobbiamo mettere 1, 2, 3. Ecco, quando voi trascinate questo 1, 2, 3, vedete diventa 4, 8, 9. Però se voi schiacciate il tasto CTRL, questo 1, 2, 3, vedete che diventa 1, 2, 3, 1, 2, 3, vedete? Questo è trascinare con CTRL. Ma adesso diamo un attimo un'occhiata alla barra di stato. Quando io trascino normalmente, vedete che c'è scritto trascinare oltre alla selezione per estendere la serie o ricopiare. Vedete nella barra di stato? Trascinare oltre alla selezione. Se io schiaccio CTRL, trascinare oltre alla selezione per copiare, all'interno per cancellare, eccola qua. Per copiare, perciò 1, 2, 3 ed eccola qua. Selezione 1, 2, 3 ripetuta. Poi inserire nella zona F1, F21 la sequenza prodotto 1, prodotto 4 e prodotto poi 61. Prodotto 1, possiamo metterci anche lo spazio. Poi prodotto 3. Ok, andiamo a questo. Allargare un attimino la colonna, stessa cosa, la parola rimane tale quale e invece la sequenza, perciò con Excel posso combinare come voglio testo e numero. Bene, adesso facciamo, queste erano cose che probabilmente sapevate già tutte, non lo so, probabilmente sì, almeno 80-95% sì. Cioè, per avere un'idea, più o meno le sapevate già tutte queste cose qua. Se era no, allora vedrete veramente un mondo, eh. Capito? Vabbè, comunque è stato, per chi le sapeva già, scusatemi, abbiamo fatto un pochino di ripasso. Dunque, adesso guardiamo queste due sequenze. Vedete che la prima sequenza è il primo giorno di ogni mese e vedete invece che la seconda sequenza è il mese, cioè il primo di marzo di ogni anno. Capito? Perciò queste cose non la posso fare con più 30, più 31, perché chiaramente il numero dei giorni dei mesi cambia, eh. Cioè, il mio obiettivo è fare in modo che scorra il mese, eh? Capito? 01032003, ma partiamo con qualsiasi data. 01032021. Allora, quando io trascino in maniera normale, lui trascina in base a giorni. Però c'è anche la possibilità di trascinare con il tasto destro del mouse. Allora, vediamo un po'. Ricopia giorni, scorre il giorno ed è equivalente a trascinare con il sinistro. Se io invece trascino con il destro del mouse, abbiamo visto che ricopia giorni, scorre il giorno. Ricopia mesi, scorre il mese. Vedete? 03, 04, 0, vedete che scorre il mese, eh? Capito? Diciamo, annulla. Io trascino. Ovvio che ricopia anni, scorre l'anno. Sì. Hai trascinato con il destro del mouse? Con il tuo Mac devi fare destro del mouse? Capite? Per quello. Non c'è verso, se non perché così uno vede anche tutta una serie di funzionalità aggiuntive. Anche nel Mac esiste il mondo del destro del mouse, comunque lo vediamo oggi. Cioè, ti deve venire fuori questo menu contestuale. Capito? E oggi lo facciamo saltare fuori.
Capito? Non vi preoccupate. Perché poi uno vede anche ampliare le conoscenze, perché al destro del mouse ci sono tutta una serie di menu che uno se no non vede mai. Ma anche con i file, con qualsiasi cosa. Uno, il destro del mouse è una miniera di informazioni, eh. Però non. Ok. Non vi preoccupate, lo vediamo oggi pomeriggio. Non, tanto ne vediamo mille di cose oggi, capito? Allora, semplicemente guardate anche questa diavoleria qua, ricopia i giorni feriali. Vedete che salta la sabato e la domenica, l'avete visto, eh? Certo. Perciò, se sei qua con questa data, qua non hai bisogno di andare a vedere quali sono i sabati e le domeniche, perché ricopia i giorni feriali, è lui che 503 è passato all'803 e poi dal 12 e poi è passato dal 15 al 16. Cioè lui ha tolto tutti quelli che sono i sabati e le domeniche, certo. Ho ricopiato i giorni feriali. Capito? Poi, questo qua lo vediamo subito, sì, vediamolo subito. Dunque, finora abbiamo visto le successioni che sono cosiddette aritmetiche, aritmetiche nel senso che è costante la differenza tra ciascun termine e il precedente. Vedete? È costante la differenza fra le due. A ciascun termine precedente, qua è pari a meno 1. Bene, quello che adesso vogliamo fare è una successione invece dove è costante il rapporto tra ciascun termine e il precedente. Vedete, 2, 2 alla quarta, oppure vedete in questo caso qua c'è 3, 12, 48, 192, qua è costante il rapporto tra ciascun termine precedente ed è pari a 4. Vedete, 12 diviso 3 fa 4, 48 diviso 12 fa 4, 192 diviso 4 fa 48 e così via. Va bene? Invece di essere costante la differenza, qua è costante il rapporto. E questa si chiama la progressione che è geometrica, non aritmetica. Allora, lo facciamo qua. 2. Trascino con il destro del mouse perché con il sinistro non, se no sarà solamente poi la progressione aritmetica serie e la progressione geometrica è la serie di tipo esponenziale. Valore di incremento, eccolo qua. Bene. Qua è la sequenza che è geometrica. Ripeto, non preoccupatevi di vedervi adesso perché non ce la fate a starmi dietro con tutto, però annotatele e dopo, oggi pomeriggio, le vediamo. Se no, uno magari poi gli viene una determinata cosa, poi ne perde altre 10. Capito? Stai a vedere questa cosa qua, dopo 5 minuti ce l'hai fatta, però hai perso N cose che ti ho detto successivamente. Cioè, il mio obiettivo è cercare un po' di stupirvi, che anche uno che fa i corsi con me di Excel all'inizio mi dice che Excel lo conosce bene, poi dopo, alla fine, dopo che gli ho fatto 2 o 3 giorni, alla fine del corso poi mi dice che Excel non lo conosce, dopo che gli ho fatto 3 giorni di corso, capito? Questa è la cosa assurda. Allora, vediamo un po' di fare questa successione, 3, 12, 48, 192 con valore limite 50.000. Allora, perciò 3, perciò io trascino qua con il destro, serie, esponenziale, valore di incremento 4, valore limite 50.000. Vuol dire che se quando fa ancora per 4 gli viene fuori un numero che è più grande di 50.000, lui si blocca.
L'ultimo è 49.152, per 4 viene un numero che è superiore a 50.000 e si è bloccato. Dunque, allora, supponiamo adesso che volete fare questa sequenza che è da 1 a 100.000 con passo 2. Da 1 a 100.000 con passo 2, eh? Perciò, facciamo qua un nuovo foglio, 1 a 100.000 con passo 2. Sì, è vero che uno può fare una cosa del genere, mettersi qua e arrivare fino a 100.000, ma non gli passa più, a fare questa cosa, eh. Sì, è vero. Lo puoi fare, arrivi su fino a 50.000, sì, adesso sono arrivato fino a 4.070, va bene. Ok. Allora, qua la chiave per farlo, vedete qua nella slide. Sotto il pulsante di somma automatica c'è questo serie. Questa qua è la chiave. E queste le slide ce le avrete tutti alle 11. Comunque, questa qua è la chiave per risolvere l'esercizio in maniera efficiente. Perciò scrivere qua il primo, poi sotto il pulsantino di somma automatica, questo qua vedete c'è serie, ricopia serie. Perciò il nome ricopia, adesso sappiamo cosa vuol dire ricopia, vedete ricopia giorni feriali, ricopia mesi, ricopia anni, perciò la parola ricopia ci viene in mente esattamente che la sequenza è la serie, deve essere in righe e colonne, la serie deve essere in colonne, il valore di incremento è 2, la serie di tipo lineare, progressione aritmetica, non progressione geometrica, e il valore limite è 100.000. Bene, eccola qua. D'accordo? Fino a 100.000. Certo, allora vi faccio un attimo, vi faccio vedere, vedete che faccio quando faccio il doppio clic sul bordo inferiore della cella, eccolo qua, sono andato fino a 99.999. Cioè, i pivelli sarebbero ancora a trascinare adesso, eh? Ma è giusto, eh? Voglio dire, non, cioè, io... Uno deve saperlo a me, poi vuole continuare a fare il suo metodo, che lo faccia. Allora abbiamo detto, sotto il pulsantino di segno di somma automatica c'è riempimento. Vedete, ripeto una serie, un motivo nelle celle adiacenti, in qualsiasi direzione, certamente, o un rigo in colonna. Serie. La serie la voglio sviluppare in colonne, in colonna, di tipo lineare. Valore di incremento 2 e valore limite. Va bene? Finito. Andiamo a vederla. A questo punto, se qua faccio, non so, questa cella al quadrato, vedete, a 1 al quadrato. Cioè al centro circonflesso fare il quadrato, ovviamente. E quando faccio doppio clic, lui fa il quadrato per tutti, eh. Va bene? Ovvio, per tutti questi 100.000 casi, eh. Vabbè. Doppio clic, adesso te lo faccio vedere. Il doppio clic va fatto nella parte in basso a destra, quando il mouse diventa il cosiddetto mirino, la croce. Quando hai la croce, allora tu sai che questa formula deve essere ricopiata in basso. Doppio clic, eccolo qua. Perciò in questo caso la formula è fare il quadrato, 3 viene 9, il quadro quadrato, 5 viene 25, 7 viene 49 e così via. Poi, sempre una cosa un po' più difficile, o meno. Leggermente meno semplice, tutto è relativo. Allora, vedi in questa serie qua la parola trim, che vuol dire trimestre, rimane sempre fissa. I trimestri sono 4, perciò ci deve essere 1, 2, 3, 4 che scorre, ma rimane sempre 1, 2, 3, 4 e ogni 4 numeri scorre l'anno. Capito?
Prima o poi tanto vi capita di fare una serie del genere, una serie in cui hai, diciamo così, tre condizioni: il testo che deve rimanere uguale, un numerino che deve scorrere 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ma i quadrimestri sono sempre 1, 2, 3, e invece l'anno, se sono i quadrimestri, deve scorrere ogni 3, e qua, se sono i mesi, deve scorrere ogni 12 e così via. Bene? Allora, proviamo un po', vedete, trim 1, magari non so, cominciamo con il 2010. Allora, trim 1, 2010. Vediamo un po' cosa succede. Ah, beh, possiamo innanzitutto vedere cosa succede se trasciniamo solamente il primo. Trasciniamo il primo, cosa succede? Tanto uno comincia a provare, eh? E qua scorre solo l'ultimo numero, vedete. A questo punto invece proviamo a metterne due, trim 1 e trim 2, e vediamo un po' cosa succede quando ne metto due. Quando ne metto due, ecco, 2010 diventa 2011, poi diventa 2012, ogni due, e 1, 2 invece rimane 1, 2. Allora, capito il giochetto? Il giochetto, questo qua lo vado a cancellare, e qua devo mettere i primi 4, trim 1, trim 2, trim 3, trim 4. L'anno io lo lascio fisso, gli do proprio l'incipit, gli devo dire, perciò 1, 2, 3, 4, così ripete 1, 2, 3, 4. L'anno ogni 4, perciò 4, 4 celle. Ed eccola qua che il giochetto è fatto. Bene? Cioè, chiaramente la parola trim non è essenziale, anche se ci scrivevo Pippo, lui faceva lo stesso il giochetto. Dunque. Poi, allora, guardiamo un attimo questo. Se io scrivo Toscana, avete visto questo? Se io sui vostri computer non c'è verso che funzioni questo, eh? Sui vostri computer Toscana rimane Toscana, eh? È certo che rimane uguale. Oh, allora, però, vedete, però se c'era questo lunedì, se sui vostri computer però lunedì quando trascinate diventa martedì, mercoledì, a meno che non avete un computer installato con lingua inglese, lo dovete scrivere Monday e dopo vi viene Tuesday e così. Allora, la domanda è: quali sono gli elenchi già preimpostati in Excel e come faccio ad aggiungere un nuovo elenco? Capito? Perciò io qua scrivo 1. Vediamo un po' se ce l'ho questo memorizzato. Sì, ce l'ho. Eccolo qua. Vedete? 1 diventa 2, 3. Sono tutti elenchi utili che io ho già memorizzato. Allora, dove si trova l'ambiente in cui vado a memorizzare gli elenchi? Ecco, questo si trova dentro File, Opzioni, Impostazioni Avanzate. E dobbiamo andare poi dentro modifiche, elenchi personalizzati, file, opzioni, impostazioni avanzate. Andiamo dentro, file, opzioni, impostazioni avanzate, ci sono qua mille cose. Noi andiamo a prendere modifica elenchi personalizzati. Ecco, modifiche elenchi personalizzati e vedete che qua c'è l'elenco delle regioni italiane. Le regioni italiane che io adesso vado ad eliminare. Perciò sono andato a eliminare il mio elenco delle regioni italiane. A questo punto, quando io prendo Toscana,
e io trascino, ecco Toscana, mi rimane Toscana, non c'è più nell'elenco. Perciò questo esercizio ci dice, perciò adesso siamo tutti allo stesso piano, io non ho l'elenco e voi non avete l'elenco. E qua è il primo esercizio in cui vi dice di andare a prendere uno dei file di corredo. Qua si dice vai ad aprire il file che si chiama mapstats.xlsx. Perciò fra tutti i file che avete, qua aprite mapstats. Allora, se avete tantissimi file, non è che li scorrete anche in ordine alfabetico, potete farlo, ma se sapete l'iniziale del nome del file, scrivete mapstats map e lui va, ovvio, va bene, questo ci mancherebbe, che uno non sappia che deve scrivere l'iniziale del nome, ormai quello è ben chiaro. Allora, mapstats, andiamo a prendere. Questo file ha qua tutto l'elenco delle regioni italiane. E questo deve diventare un mio nuovo elenco. Perciò file, opzioni, impostazioni avanzate, modifiche elenchi personalizzati. Ok, a questo punto la zona da importare è la zona B4V23, la zona che io ho selezionato in anticipo, eccola qua. La zona B4V23 importa. Va bene, aggiungi. Sì. Non c'è questa etichetta qua. Allora, va bene, ci vai con il tuo mouse e lo selezioni. Selezioni quella zona. Fai clic sulla casella di inserimento e con la casella di inserimento qua, se fai clic con Ctrl Shift frecce in basso, non da pivelli perché i pivelli la selezionerebbero così. In modo tale che qua in questa casella ci deve essere la tua zona B4B23. Bene? Poi dopo fai importa ed aggiungi. E adesso c'è. Ok, non vi preoccupate, oggi pomeriggio li vediamo tutti queste robe, perché finché uno non li riprova, non è sicuro di aver capito, è necessario riprovarli. Però l'obiettivo della mattina è farvi sapere che ci sono questi strumenti. Poi l'obiettivo del pomeriggio, l'obiettivo della mattina, farvi sapere che ci sono, mettervi la pulce nell'orecchio. L'obiettivo del pomeriggio, farle funzionare. Non ti viene qualcosa al pomeriggio, mi chiami e ci saltiamo fuori, Capito? A questo punto, quando io vado su qualsiasi altro file nuovo, e io qua scrivo Lombardia, ok? E io vengo tutte le regioni. Ok, bene. Adesso vediamo un esercizio di banale, insomma, di previsione delle vendite. Il file che andiamo ad aprire si chiama previsione delle vendite. Tutti questi file che avete dentro il file zip hanno, allora, vedete, qua c'è previsione delle vendite.xlsx, questo è il file di input. Previsione delle vendite, tra parentesi, out, invece è la soluzione. Capito? Perciò ogni file ha il corrispondente file di soluzione, in modo tale che anche oggi pomeriggio, se avete dei dubbi, mi contattate, oppure ho fatto giusto, bene,
Vai a aprire il file di output dopo che l'hai fatto e vai a vedere se in quella determinata cella c'è esattamente quello che è contenuto nel file di output. Perciò la probabilità che ci sia misunderstanding è zero, perché c'è il file di output e deve venirti esattamente uguale al file di output. Lo fai col procedimento che vuoi, ci sono mille modi, come al solito, per fare un determinato esercizio, però in quella determinata cella ci deve essere quello che c'è nel file di output. Perciò previsione delle vendite. Andiamo ad aprire. Allora, qua abbiamo le vendite nei 4 trimestri del 2020 e nei 4 trimestri del 2021. Bene, vogliamo andare a prevedere quello che sarà le vendite nel 2022-2023. D'accordo? Qua, questo previsione delle vendite. Perciò qua la prima cosa da fare era prendere questa zona, andare ad estenderla nel 2022-2023. Qua ci devono essere numerini, le vendite previste nel 2022 e poi le vendite previste nel 2023, che è in base a quello che si chiama la tendenza lineare, cioè un modello di regressione lineare, cioè vuol dire che io attraverso questi punti faccio passare una retta. Faccio passare una retta e poi prevedo quelle che saranno le vendite future. Invece qua sarà la previsione con la tendenza esponenziale, qua ci faccio passare una curva esponenziale. Cioè qua una retta è una cosa del tipo A più B per T, l'equazione della retta. L'equazione invece della curva esponenziale è invece T ce l'ha l'esponente A per B elevato alla T. Bene, allora. Chi ha fatto un minimo di statistica sa che deve fare il modello di regressione lineare, trovare i coefficienti, l'intercetto e la pendenza, e poi andare a fare la previsione A più B per T più 1, T più 2, quello che volete. Tutte queste cose è ovvio che sono tutte già memorizzate internamente ad Excel e con due clic uno le tira fuori immediatamente. Perciò, trascinando con il tasto destro del mouse, dopo aver selezionato i dati delle vendite, vedete che c'è tendenza lineare e tendenza esponenziale. Io ho già preparato qua tutti i grafici in questo file, in modo tale che dopo poi ci saranno qua, quando io vado a fare clic su tendenza lineare, l'andamento previsto delle vendite in base ad una retta. Proviamo la tendenza lineare, eccolo qua. Eccolo qua. Questo è l'andamento previsto delle vendite in base ad una retta tendenza lineare. Va bene? Poi invece prendiamo sempre questo, trasciniamo con il destro e invece andiamo a prevedere con la tendenza esponenziale. Ci sono diversi modelli. Uno perciò è bene, come al solito, confermare se i valori previsti più o meno risultano uguali in corrispondenza dei diversi modelli. Tendenza esponenziale ed eccola qua. Certo. Certo. Certo, perché l'ho fatto io prima per farvi vedere tutto. Allora. Vabbè, questo volevo farvelo vedere dopo, però anticipiamo subito. Dunque, allora, voi avete questi dati delle vendite. Inserisci il vostro grafico, il vostro grafico a linee. Bene. Poi, grafica a linee. Excel fa partire il grafico da zero. Va bene, i dati delle vendite mi variano tra 23.000 e 29.000. Non ha senso che l'asse Y, insomma, parta da zero, eh? No, viene tutta molto schiacciata. Come al solito, destro del mouse sull'oggetto, in questo caso allora seleziono l'asse
l'asse Y e io vado a fare le operazioni qua sull'asse Y, perciò ho formato asse. Formato asse, il minimo non è 0, ma il minimo è 23.000. 23.000 perché il valore minimo è 23.114, ovvio, va bene. E allora, ok, giusto, 22.500, giusto? Giusto, benissimo, giustissimo, giustissimo, 22.500. Eccolo, bene, eccolo. E questo qua è l'andamento delle mie vendite con il punto il più basso qua sull'asse Y di 22.500. Perciò questa zona del grafico è collegata a queste due zone, le vedete? Capito? Adesso invece di collegargli questa zona qua, io gli vado a collegare questa zona. Similmente, quando faccio clic qua, questa zona viene collegata non a solamente quello delle vendite, ma viene collegata a questo. Capito? Sì. Allora, io sono partito selezionando queste due serie. Queste due serie, fai clic su questa zona qua. Allora, questi valori sono collegati a questo, queste etichette sono collegate a questo. Capito? Qua vuoi fare un grafico in cui i valori non sono semplicemente collegati a questa zona, ma sono collegati anche a questa zona qua, anche la zona che conterà le previsioni, che adesso al vuoto. Similmente, qua le etichette, qua io non le voglio collegare solamente a questa zona qua, voglio collegarle invece anche a quest'altra zona che contiene le etichette riferite agli anni successivi. Perciò ho già preparato tutto il terreno in modo tale che quando io qua vado a selezionare questa zona e quando vado a fare tendenza lineare, qua ci saranno dei numeri e lui i numeri li va a mettere dentro il grafico, ovvio. Capito? Questa è la tendenza lineare, questi numeri, ed eccolo qua, questi numeri li spara direttamente nel grafico. Perciò prima lo preparo con celle vuote, poi vado a fare le previsioni e i valori previsti saranno inseriti nel grafico in base ad una tendenza lineare, perché lui ha fatto qua, ha fatto un fit, un adattamento in base ad una retta, perciò le previsioni sono in base ad una retta. Allora, questa zona, invece di collegarla a questo, io lo collego a questo. Capito? Ho spostato. A questo punto, quando vado qua a fare il destro del mouse e vado a trascinare in base alla tendenza esponenziale, eccolo qua, posso verificare, questo qua non è esattamente una retta, questo qua è una curva esponenziale. Ok. Sì. E adesso lo vediamo adesso. Certo. Infatti, hai già seguito il mio percorso logico. Però prima ti devo far vedere A, poi ti devo far vedere B, poi ti devo un po' incuriosire, poi uno che ha saputo A, B e C e poi vuol sapere di E, certamente. Certamente. Vogliamo sapere subito, andiamo un po' avanti. Andiamo a vedere questo. Andiamo a vedere. Volevo, perché è troppo scatenato, era sì, volevo, va bene, volevo vedere subito. Allora, andiamo. Sì. Allora. Vabbè, allora, aspetta, andiamo. No, ormai che ci siamo, andiamo a prendere questo foglio previsione.
Foglio previsione. Ecco, qua ci sono le vendite in maniera mensile, ogni mese, perciò i dati sono appunto sicuramente stagionali, sicuramente buona parte delle aziende. C'è l'effetto cosiddetto della componente stagionale. Andiamo un attimino a vedere questi l'andamento di queste vendite. Vedete, c'è un calo qua nei mesi estivi, ogni anno c'è un calo nei mesi estivi, un calo nei mesi estivi e qua una tendenza di fondo. Perciò c'è una componente stagionale, una componente erratica, una componente di lungo periodo e questo è appunto l'analisi delle serie storiche, vabbè, poi qua da Fighetti lo guardate un po' meglio con i diversi stili. Bene, allora, questo era il nostro file di input. Vediamo un po' l'esercizio. Costruire un intervallo di confidenza della previsione delle vendite. Perciò noi vogliamo non solamente prevedere quale sarà l'andamento futuro della serie storica, ma anche avere un intervallo di confidenza, cioè non solo avere i valori previsti, ma anche una banda al 95% che contenga con probabilità 0,95 i valori previsti. Ok? Costruire bande di confidenza della previsione al 95% ed inserire in un nuovo foglio di lavoro i valori previsti. Cioè, quello che vogliamo fare è questo. Va bene? Che abbiamo le previsioni, però le previsioni addirittura sono molto più elaborate, perché tengono conto anche dell'andamento stagionale della serie nel corso del tempo, e tengono conto anche del fatto che più vado avanti a prevedere in futuro, più l'incertezza aumenta e perciò più queste bande di previsioni aumentano. Ovvio. Certo, esattamente questo. L'intervallo di confidenza è il 95%. Che si amplia sempre di più all'aumentare dell'orizzonte previsivo. Va bene? Questo è quello che vogliamo fare, perciò limite di confidenza inferiore, le previsioni, limite di confidenza superiore. Invece questo qua in blu sono esattamente le vendite effettive nel periodo storico analizzato. Capito? Dal menu dati andate dentro foglio previsione. Vedete, foglio previsione, vedete, lo dice. Crea un nuovo foglio di lavoro per prevedere la tendenza dei dati. Va bene? Allora, è ovvio che non dovete selezionare una cella vuota, ma dovete inserirvi qua, selezionare una cella all'interno della mia zona, ovvio. Quando fate foglio previsione, vedete che foglio previsione lui automaticamente è andato a selezionare l'intero range comprensivo delle date. A questo punto vi basta fare crea e il giochetto è finito. Finito. Certo, altro. Prima ti faccio vedere come si fa. Poi dopo andiamo, fase 2, andiamo nella personalizzazione. Così hai visto il mio modo di spiegare le cose. Prima ti faccio vedere una cosa più banale, poi ti faccio vedere un'altra cosa più complessa. Adesso andiamo a esplorare le diverse possibilità. Perciò ti faccio vedere che abbiamo le vendite, queste qua sono le previsioni, limite di confidenza inferiore e superiore. E questo qua con un certo livello di confidenza, perciò la sua domanda è possibile isolare le previsioni? Assolutamente sì, con questa tecnica. Torniamo a noi, andiamo di nuovo nel foglio previsioni. Nel foglio previsioni, nelle opzioni, si controlla l'ampiezza dell'intervallo di confidenza al 99%. Chiaramente, tanto più l'intervallo di confidenza è ampio, tanto più ho probabilità di beccarti, cioè di avere un valore previsto che effettivamente è uguale a quello effettivo.
ma tanto più l'intervallo di previsione si amplia. Capito? Poi stagionalità rilevo automaticamente, o questa qua sono dati mensili, perciò la stagionalità di 12 mesi. Poi includi previsioni statistiche, va bene, intervallo sequenza temporale e poi i valori mancanti. Ecco, cosa fai con i valori mancanti? Perché molto spesso, ahimè, ci sono dei dati mancanti. Sì. Ecco. Allora, no, alt. Allora, dunque bisogna vedere chi ha il Mac e poi, perché, e poi bisogna vedere aver fatto l'installazione completa di Excel. Perciò quando ti propone l'installazione di Excel, ai pivelli non glielo fa neanche vedere queste cose, perché pensa che siano avanzate, perciò gli dice guarda, ti do il pacchetto base, tanto te più di copia e incolla non me lo usi, poi ti incasini, pensi che sia difficile, non te le faccio neanche vedere queste cose qua, capito? Perciò fare l'installazione completa e avere l'ultima versione. Capito? Ma lì qua c'è tutto un mondo che la Microsoft non fa neanche vedere. Perché quando dice, poi dopo mi dicono che è difficile. Come per esempio il menu sviluppo voi non ce l'avete, ma non c'è verso che ce l'avete il menu sviluppo. Il menu sviluppo è un menu, capito, che è fondamentale per sviluppare le applicazioni, però ma non ha senso farlo vedere Pivelli. Poi dopo si incasinano, vedono magari dei pulsanti strani qua, capito? Non li devi far neanche vedere Pivelli. Io sono d'accordo con questa politica, tanto se uno non sa niente. È giusto, insomma, capito? Bene. Allora, però l'obiettivo delle mie lezioni è farvi vedere che questi strumenti ci sono. Ripeto, l'obiettivo della mattina. L'obiettivo del pomeriggio invece è che uno li sappia fare funzionare. Poi c'è lui scatenato, vuole vederlo immediatamente, subito, subito. Allora, adesso io quello che ho fatto, ho creato delle celle vuote e adesso io vado sempre nel mio dati, nel mio foglio previsione, nelle opzioni e qua ecco, riempio i punti mancanti con, qua assolutamente con gli zeri, ma assolutamente, ma ci mancherebbe altro che le riempio con gli zeri, proprio, le riempio con l'interpolazione lineare, crea, ed eccolo qua. Vedete che tutte le vendite adesso anche sono con i metodi di interpolazione lineare è andato a prevedere e fare la poi previsione futura. Dunque, poi ci vorrebbero 2 o 3 giorni poi per spiegare nel dettaglio come si fanno tutte queste cose, le tecniche matematiche e in relazione a quanto ne vorrete sapere. Perché c'è una parte riferita a Excel e un'altra parte, ma la decidiamo insieme o anche col professor Morelli che viene dopo di me, poi io torno alla fine. Facciamo una parte relativa a MATLAB. MATLAB è uno dei software leader nel mondo per l'analisi dei dati. Perciò voi, come tutti studenti, come utenti di UniPR, avete la possibilità di scaricare questo software in maniera completamente gratuita. Perciò è una possibilità sicuramente per fare analisi dei dati avanzate, diciamo. Sempre, insomma, queste qua va bene, li fai, cioè con MATLAB fai cose veramente molto molto più potenti di queste. Certo. Io quella lì, secondo me, guarda, l'ho provato una volta, ho visto che non mi cambiava, questa qua non mi cambiava niente, perché tanto le previsioni statistiche assolutamente me le ha inserite lui. Io l'avevo provata e ho detto, a mio avviso questa non, anzi pensavo quasi che fosse un bug questa, perciò non l'ho trattato perché l'ho provata anch'io e mi dava esattamente le stesse identiche cose. Adesso torniamo un attimo
a noi e ma giusto però dire le cose e fare, cercare di far interessare le persone. Dunque, adesso abbiamo questo formato da applicare. Non sottovalutatelo questo aspetto del formato da applicare, perché insomma è una cosa molto importante. Andiamo a vedere, aprire il file formato da applicare. Dunque, vediamo come è fatto questo file. Statemi a sentire adesso. Nella colonna B, B come Bologna, c'è l'indicazione di come formattare i dati della colonna C come Cagliari affinché questi dati siano visualizzati come appare nella colonna D come Domodossola. Cioè, questo 2.500.000, questo qua è risultato grezzo, è risultato formattato. Questo è risultato grezzo, è risultato formattato. Risultato grezzo, risultato formattato. Questo qua delle date, questo qua delle ore, poi... allora, qua ci dice che per visualizzare questa cella, la cella C3 come la cella D3, dobbiamo applicare il formato numero con separatore delle migliaia. Facciamolo, formato celle, dobbiamo applicare il formato numero con il separatore delle migliaia e posizioni decimali 0. Allora questo numero viene formattato esattamente come appare nella colonna D. Questo invece vogliamo formattarlo con contabilità con simbolo euro. Vedete che appare il simbolo euro come appare qua nella cella D4. Allora, o andate dentro il formato, formato celle, o se volete farlo da fighetti, CTRL 1, andate dentro il formato celle. Formato celle, qua mi dice contabilità con simbolo euro. Il formato della cella è contabilità con simbolo euro. Vedete, anche i simboli del Bitcoin, vedete qua, è simbolo euro, ci limitiamo. Ok. Poi, vediamo un attimino questo. Questo qua è formato speciale come numero di previdenza sociale. Ci andiamo dentro. Questo è formato speciale come numero di previdenza sociale, eccolo qua. Vedete? Poi, qua sono le date con mese senza lo zero. Vedete che ha, questo qua sarebbe 2 di maggio, vedete che è 2/5 senza lo zero, date con mese senza lo zero. Andiamo con CTRL 1, formato celle. Questo è data, questa è data, questa è data, e poi con mese senza lo zero, con mese senza lo zero, eccolo qua. Vedete che ve lo dà in anteprima, 20503. Ok. Poi, sempre 37.743, perché sono passati dal primo di gennaio del 1900 a 37.743 giorni. Dunque, vediamo un po' invece questo che è interessante, che è personalizzato. Personalizzato. Allora ci andiamo dentro, formato celle. Formato celle personalizzato. Ok, formato celle personalizzato. Allora ci andiamo un attimo qua e vediamo un po'. Cosa vuol dire? G. G vuol dire che mi scrive 2. Se scrivete due volte G, lui mi scrive 02. Se scrivete tre volte G, vi mette il giorno della settimana con tre lettere. Se scrivete 4G, lui vi scrive il giorno della settimana per esteso. Poi, se mettete una M, lui vi mette 5. Se mettete 2M, lui vi scrive 0,5. Se mettete 3M invece di 0,5, lui vi scrive mag. Se
mettete 4M invece vi scrive maggio per esteso. Similmente, se voi mettete una A, lui mi mette 03, se mettete 2A, sempre 03, ma 3A questa volta diventa 2003. Vediamo un po' questo, ok? Che allarghiamo un attimino. Venerdì maggio 2003. Adesso gli facciamo scrivere venerdì, ma gli facciamo scrivere anche che è il 2, perciò torniamo dentro il formato celle. Perciò 4G e poi 2G, eccolo qua, venerdì 02. Perciò voi potete metterci il numero di G e di M oppure di A che volete, capito? E così componete tutta la data nel formato che desiderate. Nelle slide c'è scritto cosa vuol dire una G, cosa vuol dire 2G, 3G, 4G e così via. Va bene, però ho capito, tanto più aumentate le G, tanto più il nome viene scritto per esteso del giorno, del mese, dell'anno. Dunque, poi andiamo a vedere invece formatore, il formato frazione. Vedete, non so se l'avete mai fatto. Destro, formato celle, andiamo a mettere in formato frazione fino a una cifra, cosa dice qua? Con due cifre, fino a due cifre, eccolo qua, 10/29, percentuale, va bene, questo qua lo sapete, testo o con orientamento 30 gradi, io penso che questo lo sappiate già, formato celle, allineamento, qua controllate la rotazione del testo, questo era ovvio, lo sapevate già. Poi, andiamo a vedere, perché non è finita qua, poi ci sono questi. Sì, allora vado dentro formato celle, nella scheda allineamento e qua controllo i gradi dell'allineamento testo. Niente, eccolo qua. Capito? Lo posso ruotare come voglio, va bene. Ma uno può pensare di sottostimare queste cose, ma in realtà quando fa le presentazioni, capito? Cioè, sono tutta una serie di trucchetti che poi dicono questo qua è veramente un furtano di Excel, capito? Voi veramente deve essere, ma sono dei giochettini. Allora, guardiamo questo. Vedete, qua c'è scritto meno 12 e qua c'è scritto invece C41. Vedete, qua mi scrive negativo. Qua c'è scritto 12 e qua c'è scritto uguale C42. Perciò qua quello che c'è scritto, che è memorizzato qua e qua, è esattamente la stessa cosa. Qua c'è 0, lui mi scrive 0. Qua c'è prova, uguale C44, lui mi scrive testo. O guardate questo, qua c'è un qualsiasi numero che volete, e vedete qua, uguale C47, è nascosto. Vedete? Uguale C47, questo qua, ci posso mettere meno 234, qua non vedo niente. Uguale C47, ma come fa? Com'è possibile? Ma nella cella C47 c'è il numero meno 234, capito? O guardate questo qua è 1500.21, io qua gli faccio scrivere 1500.21 US dollars, cioè in modo tale se c'è 234 lui mi scrive anche l'etichetta, capito? Oppure euro, quello che volete, oppure qua risposta standard, oppure qua gli faccio scrivere 345, l'ammontare finale pare 345 euro. Cioè si possono combinare delle etichette con i numeri, tutta una serie di cose, addirittura lo vedete qua, testo scritto in rosso, numeri scritti in rosso, se sono minori di 1, se sono maggiori di 1, oppure questo con questi simboli o cose sempre più avanzate, insomma. Però qual è l'idea e qual è la meccanica sottostante? Excel può avere una formattazione diversa per i numeri positivi, per i numeri negativi, per lo zero e per il testo. La sintassi è che quando vado dentro
il mio formato celle e vado nel mio numero e vado dentro i formati personalizzati. Ecco, e qua si apre il mondo e qua ognuno quello che li avete, non li avete, questo qua rosso, in pratica non li avete, poi vengono memorizzate nel vostro computer una volta che li utilizzate per la prima volta, così poi potete utilizzarli per sempre. Allora, comunque, l'idea è che quello che scrivete prima del primo punto e virgola è la formattazione dei numeri positivi. Va bene? Perciò io qua ci scrivo ciao, vado al mare, punto e virgola, ok? Allora, vedete che lui qua, vedete qua c'è meno 12, adesso quando io metto un numero positivo, 23, e lui mi scrive ciao, vado al mare. Vedete che c'è scritto 23 qua, eh? Vedete che qua c'è scritto 23, qua c'è scritto questo numero, lui mi scrive ciao, vado al mare, d'accordo? Perché quello che è prima del primo punto e virgola è la formattazione dei numeri positivi. Poi, andiamo dentro il nuovo formato celle. Allora, ciao, vado al mare, standard, perciò mi aggiunge l'etichetta ciao vado al mare, standard della parola riservata, ripetere il numero che c'è, va bene? E vedete qua, vedete in anteprima, ciao vado al mare, e questo qua è il numero. Andiamo a vederlo. Ciao vado al mare, eccolo qua. Perciò io qua ci vado a scrivere 1, 2, 3, lui mi scrive ciao vado al mare, 1, 2, 3. Ok? Poi, andiamo nel formato celle, perciò questo qua il formato era, vedete, positivo, poi punte virgola, il formato dei numeri negativi, poi il formato dello zero, il formato del testo. Vediamo se riuscite a capire questa sintassi. Vuol dire che tutte le volte che lui è un numero positivo, mi scrive positivo. Tutte le volte che è un numero negativo, mi scrive negativo. Tutte le volte che c'è lo zero, mi scrive zero. E tutte le volte che c'è il testo, mi scrive il testo. A vederlo, questo qua lo copiate, Ctrl C, un attimo che nascondi, ok, con Ctrl C questo l'avete copiato, perciò dunque, andiamo dentro il formato celle, ecco, positivo, negativo, zero testo, perciò ok. A questo punto, se io scrivo qualsiasi numero positivo, lui mi scrive positivo. Se io scrivo qualsiasi numero negativo, lui mi mette numero negativo. Quando io ci scrivo lo 0, lui mi scrive 0. Quando io ci scrivo Pippo, lui mi scrive testo. Insomma, potete combinare, se invece di positivo ci mettete standard positivo, poi invece di negativo ci mettete quello che volete, il formato che volete, per esempio in questo o il formato dello zero, vedete, inserisce il simbolo NA tutte le volte che trova lo zero. Vedete, a volte in alcune tabelle è meglio metterci magari un determinato carattere piuttosto che il simbolo zero. Insomma, con tutte queste formattazioni voi potete giocare per far apparire in questa cella cose, qualsiasi cosa. Ma tanto quello che conta è quello che c'è nella barra della formula, è il numero che c'è nella barra della formula. Poi qua potete sbizzarrirvi il testo, i numeri, potete farli, modificarli come li volete. E allora, quale, ecco questo qua, l'avete capito che è il formato numeri e testo nascosti, eh? Numero e testo nascosti, numero e testo nascosti, perciò sarà punto e virgola, punto e virgola, punto e virgola. Non faccio vedere niente per numeri positivi, non faccio vedere niente per numeri negativi, non faccio vedere niente per lo zero. Ecco qua. Allora, esatto. E questo qua l'ha stabilito Bill Gates e famiglia, e perciò ti devi adattare. Che prima il primo punto e virgola e i numeri positivi, poi ci sono numeri negativi, lo zero e il testo. Saputo questo, vai, puoi decollare.
Capito. No. Poi ci sono tutte le scorciatoie da tastiera. Allora, vediamo questo. Per esempio, CTRL più SHIFT più punto esclamativo, due decimali, separatore delle migliaia, hyphen per i valori negativi, CTRL SHIFT punto esclamativo. CTRL SHIFT punto esclamativo. Eccolo qua, vedete, 1089,0. Va bene. Poi uguale oggi, uguale adesso, va bene, sì, anche questi. Oggi. Uguale adesso. Va bene. L'ora corrente, il giorno corrente, questo qua uguale oggi, uguale adesso. Dunque, adesso vediamo un po' di disegnare una determinata funzione. Allora, disegnare questa funzione nell'intervallo meno 4, 4. E questa l'avete vista già tutti, è questa qua, la famosa curva di Gauss. È questa. Sì, l'avete vista già tutti, eh. Anzi, avete penato su questa, preso chi più chi meno, ma abbastanza. E questa è questa funzione qua, il kernel di questa funzione, il succo, il nucleo di questa funzione, l'esponenziale di meno x al quadrato mezzi. La parola esponenziale, tutti sapete che cos'è? Ecco, che numero è? Cioè, che numero è l'esponenziale? Sono di quei numeri come il pi greco. E certo, ma quale? Certo, un numero già dato. Ok, è la base dei logaritmi naturali, 2.718. È il numero di Nepero. Sì, la base sono quei numeri come la costante di Bonferroni, come il numero 6751, come il numero quello il pi greco, come l'unità immaginaria, sono i numeri, la costante di Fibonacci, misteriosi, che accadono molto più spesso di altri. Guardate il pi greco, per esempio, perché ci sarà una ragione. Pi greco torna sempre, sempre, sempre. Bene, perciò, esp di 1 mi dà questo numero, invece esp di 2 vuol dire 2.718 elevato alla 2, va bene? Perciò qua vuol dire 2.718 elevato alla meno x al quadrato mezzi. Perciò dobbiamo valutare questa funzione quando la x è meno 4, meno 3.9, meno 3.8, fino ad arrivare a 4. Quello è quello che dobbiamo fare. Bene, perciò cioè alle superiori si faceva la derivata prima, la derivata seconda, lo studio della funzione, i massimi, i minimi, i flessi, non so se avete mai fatto, penso assolutamente, però di sì, il campo di esistenza e tutte queste cose. Allora, quando è l'intervallo meno 4, 4? Andiamo a prendere con un nuovo file. Nell'intervallo meno 4, 4, allora io qua nel mio computer ho il separatore decimale che è il punto. Voi nei vostri computer, se non l'avete toccato, avete quello dei pivelli, cioè il separatore delle decimali che è la virgola, quell'italiano. Poi dopo, quando poi però in qualsiasi parte del mondo il separatore dei decimali è il punto. Vabbè, qua in Italia è la virgola, però poi dopo, quando andate, interagite con qualsiasi altra persona, poi all'estero, separatore decimale è il punto. Allora, qua cominciamo a fare la nostra sequenza e la facciamo bene, la facciamo da pivelli, trascinando questo qua fino ad arrivare fino a 4. Fino ad arrivare fino a 4. Compasso 0.1. Studiare la seguente funzione in intervallo meno 4, 4 utilizzando come passo della sequenza 0.1. Benissimo. Allora, abbiamo creato la sequenza X. Allora dobbiamo trovare
qual è il valore di y quando la x è meno 4? Qua dobbiamo metterci qual è il valore di y quando la x è meno 3,2. Qua dobbiamo metterci qual è il valore di y quando la x è meno 1,9. D'accordo? E poi unirla. Certo, la coordinata y in corrispondenza di ogni coordinata x. La nostra funzione è l'esponenziale di meno x al quadrato mezzi. Uguale, perché tutte le funzioni nascono con l'uguale, esp di meno, allora, x al quadrato mezzi, la coordinata x quando la coordinata x è meno 4, a 1, al quadrato diviso 2. Poi c'è il discorso della precedenza degli operatori. Lui fa prima il meno o fa prima il quadrato? Perché c'è meno x al quadrato. Capito? Sì. Bene, allora, esponenziale di meno x al quadrato mezzi. Qua. Così, con queste parentesi, io sono sicuro che prima mi fa il quadrato e poi mi metto il meno davanti. Va bene? Questo qua è il valore di y, che è l'esponenziale di meno a 1 al quadrato mezzi, cioè il valore che assume y, quando la x è meno 4. Quando la x è il contenuto della cella 1. Va bene? Ok, a questo punto poi faccio il doppio clic per ripetere la formula per tutti gli altri. Ok? Poi seleziono la mia zona, CTRL SHIFT freccia in basso, freccia a destra. CTRL SHIFT freccia in basso, freccia a destra. Inserisci grafici. Finito. Grafica di dispersione. Finito. Bene. Allora, proviamo a vedere invece un'altra funzione. Proviamo a vedere un'altra funzione, magari questa funzione che è 1 diviso 1 meno x al quadrato. Prima ragioniamoci un po' su questa funzione. Quando la x è uguale a 1 oppure meno 1 si ha un asintoto verticale. Questa parola asintoto verticale l'avete già sentita? Spero di sì. Che la funzione va all'infinito, ok? Non è definita. Allora, se qua c'è nell'intervallo meno 4, 4, se qua c'è 1 diviso 1 meno x quadro, allora qua cosa ci scrivo come formula? Sì, 1 meno, sì, meno y, come è definita x? Proprio. È certo, la cella 1 al quadrato, ma certamente, la coordinata x c'era nella cella 1 al quadrato, ma certamente, e poi doppio clic, così la faccio per tutti, ed eccolo qua. Il mio grafico Excel lo fa da pivello perché congiunge i due valori. Qua vuol dire quando qua è meno 1, non, è diviso 0, qua lo devo cancellare. Quando è 1, questo qua, il diviso 0, lo devo cancellare ed eccola qua la mia funzione. Va bene? Che ha i due asintoti verticali, perciò 1 diviso 1 meno la cella 1 al quadrato, ma lo faccio per la prima cella e poi trascino e ce l'ho per tutti. Dovete rivederlo questo qua? Da che punto? E da 0, dal primo, il secondo, quello di ESP? Questo? Allora, facciamo questa funzione o l'altra? O un'altra che volete? Allora, partiamo ora da questo, dai. L'esponenziale di meno x al quadrato mezzi. ESP? Meno la cella 1
al quadrato diviso 2. Ok? Tenete, ve la faccio vedere un po' più ingrandita. Poi, allora, qua c'è il problema dell'ordine di precedenza degli operatori, eh? Secondo i controlli di ordine mobile. Perciò, prima mi deve fare il quadrato e poi mi deve mettere il meno davanti, eh? Prima mi deve fare il quadrato della cella 1, poi mi deve mettere il meno davanti. Infatti il risultato deve essere una cosa che è vicina a 0, eh? No, da pivelli, senza le parentesi. Ai pivelli qua viene un numero che è 2980, eh? È un insulto alla funzione di Gauss questa, eh? Veramente. Ok, poi doppio clic, così ricopio quello che è per A1, viene fatto per A2, per A3, per A4, per A5, per A6, per tutti. Poi Ctrl Shift, freccia in basso, freccia a destra, seleziono tutta la mia zona, inserisci il mio grafico a dispersione. Dispersione, questa qua me l'ha fatto, aspettate che devo trascinare. Allora, prima questa qua me la vado a cancellare tutta. Mi vado a cancellare anche tutta questa e mi vado a cancellare anche tutta fino in fondo. Eccola qua. E adesso qua faccio il doppio clic che si estenda fino in fondo. Ecco. Bene. Funzione di densità di Gauss, vedete tutta a valori positivi, infatti ho densità di probabilità. Poi l'integrale opportunamente rettificato in questa area poi sarà 1 alla distribuzione di probabilità della variabile casuale normale. Dunque, adesso vediamo questo. Questo è il tipico esercizio che ci dice in quanto tempo uno riesce a farlo se è pivellissimo, pivello, utente medio, utente avanzato oppure super bravo, a seconda di quanto tempo ci mette. Questo oggi pomeriggio voi cronometrate quanto tempo ci mettete. Capito? Ecco. Cioè uno questo lo deve fare in 10 secondi. Questo è il target. Allora, questo qua è un problema, va bene? Risolvere le equazioni di secondo grado. Vabbè, sapete tutti. E questo qua è meno b più o meno b al quadrato meno 4ac, va bene, diviso 2a. Allora, qua ci mettiamo i valori del mio polinomio di secondo grado, che qua sarebbe meno 2x al quadrato più 3x più 5, va bene? A x al quadrato più bx più 5, l'equazione della parabola, poi va bene. Chi non è pivellissimo sa che se il coefficiente di secondo grado è negativo, è una parabola con concavità rivolta verso il basso, se è positivo, con concavità rivolta verso l'alto, e così via. Allora, a, b e c, meno 2, 3 e 5. A, B e C, meno 2, 3, 5. Ok. Va bene, perciò il mio polinomio poi sarà AX al quadrato, poi sarà più 3 per X, più 3 per X, più C. Se volete. Volete farlo da fighetti, questa cosa qua, invece di metterci questo e poi gli mettete concatenato, questo, concatenato con l'x al quadrato, con il più, poi concatenato con la cella B2, concatenato con la x,
con la X e questa e con il più e poi ci mettete questa cella. Se volete fare una cosa da fighetti fighetti, più e qua ci vuole questa cella qua. Aspettate un attimo che la guardiamo. Allora, prima facciamo questo, concatenato con questo. B concatenato con il sal quadrato. Vedete, meno 2 sal quadrato. È scritto da fighetti. Ho concatenato il meno 2 con questo x al quadrato. Con questo x al quadrato. Eccolo qua. Poi, cioè, in pratica, se voi avete per esempio questo meno 2, qua, meno 2 concatenato, vedete, con Pippo. Eccolo qua, vi viene meno 2 Pippo. Capito? Basta che ci mettete quel simbolo di ampersand. Vabbè, ma questo va oltre, diciamo così, gli obiettivi dell'esercizio. Noi ci interessa qua implementare questo che è iscon1 e iscon2. Iscon2 uguale, iscon1 uguale. Iscon1 sarebbe la soluzione, quella che ha il meno davanti, quella che ha meno b meno radice quadrata di b al quadrato meno 4ac diviso 2a, e invece la soluzione iscon2 è quella che ha il più davanti alla sopra radice quadrata. Allora, uguale, tonda. Allora partiamo. Meno b, meno la cella che contiene b, meno radice quadrata della cella che contiene b al quadrato meno 4 per cella che contiene a, per cella che contiene C, diviso 2 per cella che contiene A. Ah, adesso non state a copiarla, Allora, andiamo un po' a vedere questo qua. Okay, allora, meno B, meno radice quadrata di B al quadrato, meno 4AC. Ma non vi preoccupate, tanto non si tratta qua di stare a vedere, di copiarla, tratta di implementare la formula. Allora, cella che contiene B meno radice quadrata, cella che contiene B al quadrato, meno 4 per la cella che contiene A per la cella che contiene C, diviso 2 per la cella che contiene A. Va bene. Poi, se voi invece volete fare quella col più, semplicemente qua cambiate il meno sotto la radice quadrata e qua ci mettete il più. Poi, dunque, se per esempio, e questo qua non vi preoccupate adesso di farlo adesso, magari all'inizio adesso vi dirà formula che contiene errore, qualsiasi cosa, non, insomma, non vi preoccupate. Allora, se questo, vediamo un po', b al quadrato meno 4ac, se qua ci metto meno 15, ecco, vedete che vi appare num, perché chiaramente qua viene la radice quadrata di un numero negativo, ovvio. Va bene? Perciò questo qua è il programmino, poi ogni volta che qua mettete dei valori, e qua l'avete creato e avete qua il valore per creare equazioni di secondo grado, e eccetera eccetera, e così via. Perciò questo è un esempio di quanto un po' masticato, poi questa radice quadrata poteva essere fatto come elevato alla 0,5 nel vostro computer, elevato alla 0,5 se avete come separatore decimale la virgola, insomma, fate un po' quello che volete. Dunque, poi allora B2, B al quadrato meno 4AC sotto radice quadrata, questo collegato con questo e questo collegato con questo. Dunque, poi dopo qua potete controllare anche, vedete, il cosiddetto matching delle parentesi, vedete?
Lo vedete questo qua, il matching delle parentesi? Vedete questa parentesi viene matchata questa? Vedete? Allora, facciamo poi anche quella qua con il più. Con il più ci mettiamo questa. Allora, come erano? Meno 2, 3, 5. Meno 2, 3, 5. Meno 2, 3 e 5. Allora, chi ha fatto i calcoli giusti, le soluzioni devono venire 2,5 e meno 1. Questo qua è il matching corretto delle parentesi. Questo qua è il delta elevato alla radice quadrata. Questo qua è il numeratore e questo qua è il denominatore tra parentesi. Sì, è la stessa cosa. Ecco. Vediamolo un po' più grande, così si legge meglio. Eccolo qua. Bene. Perciò notate le parentesi tonde del numeratore e poi anche qua i pivelli non metterebbero 2 per B1, così mi divide solamente per 2 e poi moltiplica per B1, eh. Invece diviso 2A, 2 per B1, eh. Bene. Allora, facciamo un minuto questo e poi facciamo la pausa. Dunque, creare nella colonna A una successione di numeri da 1000 a 15000 con passo 1000. Lo facciamo. Con 15 questo va bene, si può fare assolutamente trascinando. Poi nella colonna B copiare i numeri creati moltiplicandoli per 1000. Perciò nella colonna B qua ci sarà questo 1000 per 1000 in modo tale che mi viene la sequenza poi da 1 milione a 15 milioni. Va bene? Poi. Dunque, ecco, adesso l'obiettivo di questo esercizio, ogni esercizio come avete ben capito affronta un determinato problema, l'obiettivo di questo esercizio è capire come spostare semplicemente i valori, cioè se una cella contiene delle formule, se una cella contiene delle formule, questa zona qua, quando voi poi la copiate, copia e magari la portate qua, vedete, incolla, vedete, in questo caso vedete che aveva uguale a 1, l'avete copiata qua uguale F5, cioè chiaramente quando avete copiato, copiate anche i riferimenti alle celle, ovvio. Come si copiano lo vedremo poi successivamente, però avete copiato assolutamente i riferimenti alle celle. Per copiare e togliere i riferimenti a queste formule, dovete fare copia, ok, copia, poi vi mettete dove volete e dopo fate incolla speciale, incolla speciale, incolla speciale solamente i valori, cioè i numeri contenuti nelle celle, non le formule, va bene? Queste qua sono i numeri contenuti nelle celle, queste non hanno le formule. Non ho copiato il primo, va bene. Esattamente, esattamente, esattamente.
Puoi copiare anche la formula, però l'obiettivo di questo esercizio è farti capire come non copiare la formula. Perciò allora fai copia, qua hai incolla speciale dei valori, incolla speciale valori. A questo punto, quando questi, ti sei liberato qua delle formule, ti sei liberato delle formule, di conseguenza questa zona, allora a questo punto la puoi spostare, questa zona contiene solamente i riferimenti qua ai numeri, ma non alle celle, non alle formule, insomma. Bene, allora adesso io stoppo la mia registrazione.